Noi non stiamo dicendo, per favore, signor Dino, signor Marasco, scusi un attimo, signor Baracco, come vede, c'è una reazione molto spontanea, lei non può consentirsi di dare del mentitore a dei consumatori, va bene, non può consentirselo questo. Un comunista abbandonato ha 19 probabilità su 20 di finire schiacciato da un'auto, di morire di sete o di stenti, o peggio, di diventare socialista nel giro di un ragazzo. E che complessivamente l'atteggiamento della Democrazia Cristiana è stato molto lineare e preciso. Tu, figlio di puttana, ti concio il culo per le peste per quello che hai fatto! Aspetta e vedrai! Tranne una parolata. Eccomi qua. Qualcosa, un oggetto non identificato, un UFO in gergo tecnico. Bottiglie d'acqua minerale, gli chiedo due tavoli, io prenoto per sempre per due posti, perché c'ho i soldi, no? E se il film più va avanti, io dovunque vado, parcheggio due volte con la macchina, so, se vado a letto dormo due volte, ho comprato due case, mi metto gli occhiali 4-5 volte, perché posso spendere, ecco, c'ho gli occhiali, guarda quanti occhiali ho comprato, mi metto questi, ora vado a giro così, perché solo con un occhiale ho molti soldi e quindi spendo. Non è tempo di sogni. Io non ho avuto mai una casa. L'appuntamento è con Beautiful. Scusate. Porrem ci sarà proprio a fianco a te, Silvio, Enrico, sì. Ghezzi, il geniale inventore di Blob, a illustrare alcuni recenti episodi. Io sto zitto, io sto qua, se voi non mi disturbate mi state molestando, va bene? Lei mi sta molestando. Io sto qui in silenzio come il resto del pubblico, va bene? Naturalmente non sono qui da solo, professore psicologico. No! Segui. Questo verso la mia maniera. La seduta è sospesa. Più niente tu, eh? Vieni qua! Certo. Un uomo vestito da guerriglia, armato di tutto punto, è entrato in uno dei luoghi più festosi della vita sociale americana di tutti i giorni. Il così cresce il randello, la banana, l'asta, la bergamazza, il cetriolo, o pesce, l'uccello, ma sa quante se ne è. Proprio viaggio ma intorno all'uomo. Lo sventrapapere. Eccolo. C'è tutti, no? Come si chiama da piccini? No. La gattina. Super la chitarrina, no, la passerottina, la fisarmonica, ognuno, no, voglio dire, sì. Ognuno gli ha messo il nome suo, la passerotta, la mona, la picchia, la crepaccia, la fucchiacca, pensa napoletani, la fucchiacca, è bellissimo, è focoso, la tacchina, la topa, la sorca, la patonza, ma è bellissimo, ma è una cosa, no, aspetta, la patonza, la Bernarda, la gnocca, la gnacchera. Da Giulio Cesare a Sosa, da Scifo a Zola, da Albertini a Lentini, da Scuravi a Caniglia. Bene è la follia. E se è follia non c'è spiegazione, tranne quella che ci può dare un medico. Della Francia, Spagna. Marzullo, ma come fai a reggere tutte le notti? A mezzanotte tocco le 2, le 3,
Secondo me sniffi un po' di marijuana. No. Dimmi! No. Dimmi! E la sniffi! Fammi da. C'ha l'aria un po' stavolta, Mi scherzo, ma giù. Ma vita, ma anche me si sniffa un po' di marijuana. Certo. Mi vedi male, Dio vuole. Si piglia un po' d'allucinogeno, pasticche d'MSI. Si va un po'. Il grande, ma giù.